Giugno 1940. Mille pensieri mi frullano in testa. Ci hanno preparato tutti questi anni per combattere la guerra che ci avrebbe fatto diventare un grande impero. Ed eccoci qua. Oggi, anche se siamo in guerra, ho fatto le solite cose di sempre. Munto una vacca, pulito la stalla, dato il mais ai polli, le castagne al crin e pascolare le capre. Aprile 1942. L'estate è un lontano ricordo. Domani saluterò i miei e andrò a Cuneo a presentarmi alla caserma. Fare il militare in tempo di guerra è una grande sfortuna. Mio padre voleva tenermi nascosto, ma ho deciso di andare. In fondo è un dovere di tutti. Cerco di imprimermi in testa la sagoma delle mie montagne. Chissà per quanto tempo non le rivedrò. Ottobre 1942. Ormai è più di un mese che siamo fermi qui. Noi di qua dal fiume, i russi dall'altra. Quando i comandanti ci dicono di sparare, noi spariamo. Quando abbiamo bisogno di acqua scendiamo al fiume e lì ci incontriamo con i nostri nemici. Ma la maggior parte del tempo lo passiamo nelle trincee a giocare a carte e a raccontarci le nostre vite. Settembre 1943. Sono tornato. Ho visto mio padre piangere per la prima volta. Mi nascondo, non parlo con nessuno. I sentieri li conosco. Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. 21 luglio 1944. Oggi sono andato a vedere dove è nascosto il ciclostile per stampare il pioniere. Mi sono unito alla banda dei partigiani del Bagnù. Stampiamo questo giornale per diffondere la nostra voce nelle case e far capire alle persone cosa sta succedendo nel nostro paese. Sono fiero di aver fatto questa scelta. 1 aprile 1945. Abbiamo scoperto che un vagone tedesco è in partenza da Torino con destinazione Torre Pellice. È carico di matite a tempo. Abbiamo organizzato un'imboscata. Attendiamo con ansia il botto. Oggi, dopo 50 anni, ci troviamo davanti a questa casa che si chiama la Casa della Pace. Un tempo era stata la casa di vacanza di una famiglia della Valpellice. Durante la Seconda Guerra Mondiale divenne sede della banda partigiana del Bagnù e venne distrutta da un drappello d'artiglieria tedesco per rappresaglia. Oggi siamo qui per goderci il bel panorama e grazie alla bella giornata di sole riusciamo a distinguere ogni particolare della valle sottostante. Da qui riusciamo a capire che la storia non è solo scritta sui libri, ma è parte del paesaggio che ci circonda e delle emozioni che ci trasmette. La trasformazione del paesaggio attraverso usanze e costumi di ogni periodo cambia l'interpretazione che ognuno di noi può dare e se ci soffermiamo ci rendiamo conto che tutto ciò che proviamo è la somma delle variazioni che il tempo ha esercitato.
chiamato l'invasore, né tu madre perché non sei morta, né tu padre perché vivi ancora. Etiopia, la conquista di Addis Abeba, l'Albania, la guerra di Grecia.